Il successo non lo puoi inseguire, ma è l'esatta conseguenza della persona che diventi. Ho letto questa frase in uno dei libri di Jim Rohn e la adoro perché penso e credo che ognuno di noi, per arrivare ad avere ciò che desidera, deve subire una vera e propria trasformazione. Sono cresciuto in una città a nord di Roma e una volta sui banchi di scuola mi chiesero: ma tu come ti vedi da grande? Io risposi: non lo so, però sicuramente figo e con un sacco di soldi. Lo so, sembra una frase fatta, ma in realtà ho sempre sentito di avere una propensione verso la sperimentazione, verso il sacrificio, verso l'azione. Subito dopo gli studi ho iniziato immediatamente a lavorare, ma non facevo quello che faccio oggi. Lavoravo nella telefonia e vendevo sim aziendali su appuntamenti fissati da un call center lontano. Facevo il porta a porta, ma mi dovevo spostare con la mia macchina neopatentato in diverse regioni come Molise, Toscana, Umbria e Abruzzo. Era straziante. Mi alzavo prestissimo tutte le mattine, prendevo il mio solito caffè, salivo in macchina per quello che sarebbe stato l'ennesimo viaggio giornaliero di 5, 6, 700 km e durante il viaggio mi allenavo ad abbattere tutte le obiezioni che mi avrebbero fatto i clienti o alle mille porte chiuse in faccia. Anche se molto, molto faticoso, comunque devo ringraziare questo lavoro perché mi ha insegnato diverse cose, tra cui vendere, relazionarmi con le persone e tenere duro. Poi un giorno d'agosto, mentre ero sul cavalcavia della strada che mi portava verso casa, mi girai e vidi un'insegna verde, luminosa, grandissima. C'era scritto Tempo Casa. Chiamai il mio datore di lavoro: Luca, ti devo dire una cosa, io mi licenzio. Poi, il giorno dopo, riuscii a fissare un colloquio. Entrai in agenzia e mi dissero di aspettare un certo Alessandro. Rimasi fino alle 9 di sera, sui gradini di quell'agenzia. Il nostro colloquio non durò più di qualche minuto. Tra le frasi che mi disse, quella che ricordo con più piacere è: ok Corrado, dal 1 settembre sei dei nostri, iniziamo questo viaggio. Da quel momento iniziò un'avventura favolosa per me. Mi integrai subito molto bene all'interno della squadra ed insieme ad Alessandro iniziò un'escalation di successi e di riconoscimenti. Pensa che in un solo anno riuscii a diventare il secondo consulente del Lazio, di tutto il Lazio. Era tutto perfetto. Poi però, nel giro di soli 3 mesi, quando ero all'apice della mia carriera, persi entrambi i nonni materni. Fu un duro colpo per me. E come se non bastasse, a distanza di qualche mese da quella tragedia, ricevetti una chiamata da parte di mio zio che mi disse: guarda, tuo cugino purtroppo ha perso il controllo della moto, è andato a finire un dirupo e non ce l'ha fatta. A soli 21 anni sentivo già di aver toccato fondo. Cercai di aggrapparmi a amici, colleghi, parenti, alla mia famiglia, alla mia ragazza, ma era un momento veramente, veramente difficile. Alessandro e la mia titolare Emma mi chiusero nella stanza e mi fecero un discorso molto preciso. Corrado, noi sappiamo quanto vali, vogliamo che diventi il nuovo responsabile dell'ufficio di Ladispoli. E così, dopo qualche mese stato, ce l'avevo fatta, ero il nuovo responsabile di quell'ufficio.
Ad aprile del 2015 diventai quindi responsabile della Tempocasa di Ladispoli e dopo un solo anno, pensa, il 23 gennaio del 2016 feci l'inaugurazione del mio ufficio a Santa Marinella, in questo posto meraviglioso. Jim Rohn aveva ragione, il successo non lo puoi inseguire, ma è l'esatta conseguenza della persona che diventi. Ero una persona normale come te, ho avuto le mie sconfitte, sono caduto, ho preso le mie decisioni, mi sono rialzato e oggi sono il risultato della mia trasformazione.